La passione per la cucina e un grosso spirito di sacrificio hanno portato in questi anni un giovane chef originario di Sassano alle stelle. Questo lo possiamo dire, lo spiegheremo tra poco. Io sono nella sala ristorante del hotel ristorante La Marchesina a Pantano di Teggiano e sono in compagnia di un ospite speciale che è lo chef Gianvito Riccio. Grazie Gianvito per aver accolto il nostro invito. Gianvito è qui per qualche giorno di ferie, è ritornato dal nord perché, come molti sapranno, ha lavorato fino a qualche giorno fa all'interno delle cucine di Villa Crespi, il ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo. Gianvito, prima di arrivare a questo percorso stellato che tu hai compiuto in questi anni, a questa esperienza comunque molto importante, raccontaci com'è nato questo tuo amore per la cucina, quali sono stati i primi passi che hai mosso in questo mondo? Ok, allora non c'è stato un momento in cui ho deciso che il cuoco fosse il lavoro della mia vita, diciamo, ma ho iniziato anche come tanti ragazzi del Vallo di Diano a frequentare la scuola alberghiera a Sant'Arsenio. Ho iniziato poi a lavorare in qualche ristorante nel Vallo di Diano, e dopodiché, dopo aver finito la scuola alberghiera, ho deciso di proseguire i miei studi attraverso un'altra scuola. Ho proseguito attraverso ALMA, un'accademia di cucina internazionale, dove il rettore era Gualtiero Marchesi. Come penso tutti lo conosciamo, è stato il portatore in Italia della Nouvelle Cuisine. Appunto, tu hai iniziato, dopo gli studi qui nel Vallo di Diano, questo percorso formativo brillante con l'Accademia ALMA dello chef Marchesi. È un percorso di studi molto particolare, non credo sia alla portata di tutti, parlacene un po'. Allora, io ho iniziato questo percorso iniziando dalle tecniche di base. Sono due corsi. Uno in cui ti spiegano tutte le materie prime, tutta la lavorazione delle materie prime, e un altro che poi dopo i 2 mesi ti possono accettare o no di farti proseguire con questo corso, un corso superiore, dove iniziano tutte le basi di cucina, le preparazioni delle basi di cucina. È stata sicuramente la mia prima esperienza fuori casa, quindi la più emozionante. Sono stato 5 mesi nella fase residenziale a Parma, perché l'Accademia si trova a Parma. Dopodiché sono stato spostato a Villa Crespi, dove ho iniziato la mia prima, una vera prima esperienza in cucina, no? Con lo chef Cannavacciuolo. Ho iniziato come stagista, quindi il livello più basso che ci può essere una brigata, fino a poi arrivare come commis, demi chef e ultimamente capo partita. Villa Crespi è, lo sappiamo, il ristorante più famoso dello chef Cannavacciuolo, in questi anni conosciutissimo e molto amato dal pubblico televisivo anche per Masterchef e vari programmi comunque dedicati al mondo della cucina. Com'è stato far parte di questa brigata importante che poi poco tempo fa ha contribuito anche grazie al tuo apporto ad ottenere la 3ª stella Michelin? Beh, allora, quel momento è stato molto emozionante, però per arrivare a quel momento c'è stato un grosso sacrificio dietro. Come vi dicevo, ho iniziato da stagista, quindi le ore di lavoro erano tante e anche lo studio che c'è stato dietro a questo percorso. Sì. Ok, sono stato affiancato da dei ragazzi, comunque mi hanno seguito dall'inizio fino alla fine. Anche lo chef di cucina, Simone, mi ha dato la fiducia fino poi arrivare dove sono arrivato. Come si sente uno chef all'interno di una cucina così importante? Che cosa si prova da quando arriva la comanda fino a quando il piatto è pronto per essere portato a tavola? Ok, l'idea di essere a Villa Crespi è fuori da qualunque schema di cucina, diciamo, media, no? Perché è una brigata di 20 ragazzi. Quindi non è facile da gestire, quindi è gestita da professionisti, che può essere il mio capo partita, lo chef di cucina, no? E quindi essendo gestita da professionisti il risultato non può essere che la perfezione. Ok, quindi è un ambiente molto stressante perché la perfezione poi richiede ovviamente il suo impegno, no? Certo. Quindi se qualcosa non va bene va rifatta. Quali sono le qualità che secondo te, o comunque secondo la regola generale, deve avere un buon chef?
La qualità è relativa perché prima di tutto ci vuole tanta passione, che va sempre coltivata con lo studio, e poi lo spirito di sacrificio, perché non è facile comunque avere lo stress, vivere con lo stress. Io ho sempre detto, non è difficile entrare in alcuni posti, ma è molto più difficile, restarci. Certo. E tu non hai voglia di fermarti, tu hai voglia di girare, di scoprire nuovi luoghi, nuove culture di cucina e soprattutto nuovi ambienti lavorativi. So che hai nel tuo prossimo futuro, vicinissimo futuro, un altro obiettivo. Certo, io ho sempre desiderato di andare all'estero, quindi adesso io posso dire che inizierò una nuova esperienza in Francia, in un noto hotel a Parigi, anche lui 3 stelle, come lo era Villa Crespi, o magari come è diventato Villa Crespi. E inizierò questa mia esperienza a breve, grazie anche all'aiuto dello chef di Villa Crespi, chef di cucina di Villa Sì. A Crespi, e breve, proprio brevissimo. a breve partiremo. Gianvito, cosa porterai con te degli insegnamenti dello chef Cannavacciuolo? Cosa ti ricorderai dei tuoi anni trascorsi al suo fianco? Allora, Cannavacciuolo per me è stato oltre che un insegnante di cucina, ma un insegnante di vita. A volte non ci faceva solo discorsi sul risultato finale del piatto, ma anche quello che ci poteva essere dopo, no? Per me è stato un grande insegnante di vita, quindi quello che poi sarò un domani dovrò anche grazie a lui, anche grazie allo chef di cucina Simone Corbo. Tutte le tue guide, insomma, in questa Tutte le mie esperienza a guide. Villa Crespi. E tu sicuramente per tanti giovani del Vallo di Diano oggi sei un buon esempio, un esempio positivo, perché in Spero tanti di ti sì. conoscono, in tanti guarderanno e ascolteranno le tue parole nel corso della nostra intervista. Tu puoi essere davvero un esempio positivo per tanti ragazzi che casomai stanno studiando all'Istituto Alberghiero, per chi vuole intraprendere questo percorso. Cosa senti di dire ai ragazzi del Vallo di Diano che pensano a un futuro da chef? Allora, quello che posso dire è di continuare a studiare, cioè nel senso, io non era un gran cervellone quando andavo a scuola, ok? Però a volte ne sono pentito. Ne sono pentito perché ad ora per dirti le lingue mi servirebbe un sacco, ma devo approfondire i miei studi attraverso ad altri strumenti, Certo. no? Quindi quello che voglio dire è se avete la passione di comunque non fermarvi alla scuola alberghiera, ma proseguire ad altre scuole tipo la Alma, diciamo è una delle più importanti in Europa, ma ce ne stanno anche tante altre. Okay? Poi sicuramente la chiave di questo lavoro è il sacrificio. Non è da tutti magari non uscire il sabato sera, Certo. ma restare in cucina a lavorare. Io per esempio nella mia vita non ho fatto molti viaggi, anche perché sono sempre stato focalizzato sul lavoro, ma rispetto ad altri ragazzi adesso posso avere una differenza che magari è l'esperienza, ma non mi sono goduto al 100% la mia vita al momento. Sono molto giovane, quindi Certo. posso riprendere. E questo lavoro, la cosa bella anche di questo lavoro è che mi permette di girare. Ok, non avendo una famiglia a carico al momento, Certo. posso permettermi di girare, quindi di fare esperienze sia lavorative che anche di vita. Certo, e poi conosci, immagino, un sacco di persone, la tua vita spazia tra tantissime Conosco un persone. sacco di persone, conosco non solo in Italia, ma anche persone italiane che lavorano all'estero, Sì. quindi ho un po' di amicizie. L'Alma mi ha aiutato anche a questo, Sì, no? Mi fa conoscere un sacco di sì. persone, da lì si aprono tutte le porte, quindi in questo caso non sei da solo. Ascolta, prima di farti la domanda finale, te ne faccio una. In questo percorso finora tu sei giovanissimo, lo abbiamo detto, quindi il tuo percorso è agli inizi, anche se già stai ottenendo tante soddisfazioni. C'è qualcuno a cui tu senti di dover dire grazie? Devo dire grazie sicuramente alla mia famiglia, perché prima di tutto mi ha dato la possibilità di affrontare una scuola del genere, che Sì. comunque essendo una scuola privata. Ha un Ha dei costo costi. che io magari da solo non potevo
non potevo affrontare. E quindi sicuramente un grazie speciale va alla mia famiglia. Dopodiché tutte le persone che ho conosciuto durante il mio percorso, tutte le persone che mi hanno seguito durante questo percorso e che hanno creduto in me. E da ultimo io ti faccio una domanda di rito. Come ti vedi fra 10-15 anni? Me l'aspettavo questo. Il mio progetto futuro sono quello di aprire un ristorante nel Vallo di Diano e dimostrare che oltre alla cucina o alla ristorazione che abbiamo nel Vallo di Diano c'è qualcosa di diverso. Okay. E voglio mettere in pratica tutto quello che sto imparando e ho imparato nel corso degli anni. Allora Gianvito, noi ti ringraziamo e ti aspettiamo per quando sarai uno chef qui di nuovo nella tua terra. Grazie a voi.